Ciao e benvenuto nel mio canale. Leggerò per te favole e racconti. Se ti piace quello che leggo o vuoi suggerirmi una lettura che gradisci, scrivilo nei commenti e cortesemente aiutami a far crescere il canale iscrivendoti e lasciando un mi piace. A te non costa nulla, per me è un grande aiuto. Grazie. Il Folliot Rosso del trattenimento delle streghe nel palazzo del Folliot Rosso, degli stratagemmi e delle astuzie di Lord Grow e di come le streghe partirono di notte dalle isole Folliot. Parte 1. Il Folliot Rosso rientrò nel suo palazzo e si sedette sul suo alto scranno. Poi mandò a dire ai signori di Witchland e di Demonland che potevano pure entrare per parlare con lui. Essi non indugiarono, ma vennero immediatamente e si sedettero sulle lunghe panche, le streghe sul lato orientale della sala e i demoni su quelle occidentale, coi loro soldati schierati da entrambi i lati dietro di loro. Così sedettero nella penombra della sala e il sole che si abbassava sull'orizzonte occidentale splendeva attraverso le alte finestre della sala sulle armature e sulle armi luccicanti delle streghe. Quando il Folliot Rosso parlò, disse: un grande campione è stato oggi battuto in leale ed equo combattimento. E conformemente ai solenni giuramenti dai quali siete vincolati e dei quali sono custode, questa è la fine delle controversie fra Witchland e Demonland. E voi di Witchland rinuncerete a tutte le pretese di sovranità sui demoni. Ora, per sigillare e rendere immediato questo patto solenne fra voi, non vedo niente di meglio che unirvi oggi a me in lieta amicizia, per dimenticare le vostre dispute, bevendo in onore di Gorice XI, del quale nessuno ha mai regnato con maggiore potenza e magnificenza in tutto il mondo, e quindi possiate ripartire in pace per le vostre terre natie. Così parlò il Folliot Rosso e i signori di Witchland assentirono, ma Lord Jazz rispose: Folliot Rosso, per quanto riguarda le promesse fra noi e il re di Witchland, hai parlato bene e noi non modificheremo alcunché delle condizioni del nostro patto, per cui le streghe, per quel che ci riguarda, potranno vivere in pace per sempre se, anche se ciò è decisamente contrario alle loro abitudini e alla loro natura, eviteranno di fare progetti a nostro danno. Perché la natura di Witchland è sempre stata come quella della pulce che attacca l'uomo nel buio. Ma noi non mangeremo né berremo coi signori di Witchland che tradirono ed abbandonarono noi,
loro fedeli alleati nella battaglia navale contro i Ghul. E non berremo in onore di Re Gorice XI, che ha messo in atto una vergognosa e sleale furberia contro mio fratello oggi durante l'incontro di lotta. Così parlò Lurjas e Corun sussurrò nell'orecchio di Gro. Se non fosse per la presenza di questa rispettabile compagnia, ora sarebbe il momento di saltare loro addosso. Ma Gro rispose: ti prego di avere ancora pazienza, sarebbe troppo rischioso, perché la fortuna è contro Witchland. Li assaliremo questa notte quando saranno a letto. Il foglio rosso sarebbe stato lieto di distogliere i demoni dal loro proposito, ma non vi riuscì. Essi lo ringraziarono cortesemente della sua ospitalità, ma dissero che avrebbero trascorso con piacere la notte nei loro padiglioni, avendo intenzione la mattina dopo di raggiungere le loro navi munite di rostri e di navigare sul mare tranquillo alla volta di Demonland. Quindi Lurjas si alzò e con lui Lord Godric Blasco in assetto di guerra, con l'elmo cornuto d'oro e la cotta di maglia dorata coi cuori di rubino e il suo spadone a due mani forgiato dagli elfi col quale aveva ucciso nei giorni andati la bestia emersa dal mare, e Lord Spitfire che rivolse ai signori di Witchland lo sguardo di un falco impaziente di mettere gli artigli sulla preda, e Lord Brantokda che li guardò tutti, e principalmente Corinius con nello sguardo uno sprezzante divertimento, giocando oziosamente con l'elsa ingioiellata della spada, finché Corinius non divenne inquieto sotto quello sguardo e si agitò sulla sua panca, restituendogli un'occhiata di sfida. Nonostante il ricco abbigliamento, il portamento e i bei lineamenti di Corinius, questi sembrava solo uno zotico accanto a Lord Brantokda. Poi i signori di Demonland coi loro soldati uscirono dalla sala. Il foglio rosso li fece seguire perché fossero serviti nei loro padiglioni grandi quantità di vino e di ottime e delicate pietanze, e mandò loro dei musici e un menestrello perché li intrattenessero e li rallegrassero con canzoni e vecchie storie. Ma per gli altri suoi ospiti fece portare le coppe d'argento massiccio e le grandi giare di vino a due manici che contenevano due firkin ciascuna, e fece mescere alle streghe i Foliot che bevvero alla memoria del Re Gorice XI ucciso quel giorno per mano di Godric Blasco. Poi, quando le loro coppe vennero nuovamente colmate di vino spumeggiante, il foglio rosso disse: signori di Witchland, volete che pronunci un'orazione in onore di Re Gorice che oggi è stato raccolto dalla nera mietitrice? Quando tutti acconsentirono, fece venire il suonatore di tiorba e quello di oboe ed ordinò: suonate una musica solenne. E quelli suonarono dolcemente, con un'armonia eolia, una musica che era come il lamento del vento
fra i rami spogli in una notte senza luna. Allora il foglio rosso si sporse sul suo alto scranno e recitò questo lamento funebre. Io, che ero allegro e contento, sono in preda a un gran turbamento e la debolezza infiacchisce me. Timor mortis conturbat me. Il nostro giardino è transitoria, la carne è fragile, l'apparenza vaga. Timor mortis conturbat me. Dell'uomo si modifica e varia lo stato, ora lieto, ora triste, ora sano, ora malato. Ora è quasi felice, ora la morte con sé. Timor mortis conturbat me. Nel mondo nessuna condizione è più dolorosa come il ramo scosso dal vento senza posa. La vanità si dissolve e non c'è. Timor mortis conturbat me. Tutti alla morte sono destinati, potestà, principi e prelati, povero, ricco o comunque si è. Timor mortis conturbat me. Prende sul campo i cavalieri con corazza, scudo e scrinieri. La vittoria ha sempre per sé. Timor mortis conturbat me. Quel tiranno inumano e potente prende anche il bambino innocente che succhia il seno materno testé. Timor mortis conturbat me. Prende il campione nel duello, il sovrano nel suo castello, la giovane dama pur bella com'è. Timor mortis conturbat me. Non risparmia alcun lord se ha potenza o un erudito per la sua intelligenza, mai nessuno sfuggir le poté. Timor mortis conturbat me. Maghi, stregoni, astrologhi, retori, logici e teologi, benché scaltri non sfuggono ai me. Timor mortis conturbat me. In medicina anche i più praticanti, cerusici, chirurghi e medici importanti, non possono allontanarla da sé. Timor mortis conturbat me. Quando il foglio rosso giunse a questo punto della sua lamentazione, fu interrotto da una rissa scoppiata fra Corinius ed uno dei figli di Corund. Perché Corinius, al quale non importava assolutamente nulla, né della musica né delle lamentazioni, ma piacevano solo le carte e i dadi, aveva portato il suo bussolotto coi dadi per giocare col figlio di Corund. Avevano giocato per un po', con grande divertimento di Corinius, perché ad ogni lancio vinceva e il borsellino dell'altro si svuotava. Ma all'undicesima strofa il figlio di Corund gridò che il dado di Corinius era truccato e lo colpì sulla guancia rasata col bussolotto, chiamandolo baro e cane rognoso, al che Corinius tirò fuori uno stiletto per piantarglielo nel collo. Ma qualcuno si interpose fra loro e nel tafferuglio che ne seguì, in mezzo al baccane e alle imprecazioni, furono separati e, constatato che i dadi non erano truccati, il figlio di Corund fu costretto a chiedere scusa a Corinius e così si riappacificarono. Il vino fu di nuovo versato ai signori di Witchland e il foglio rosso
beve un lungo sorso alla gloria di quella terra e i suoi governanti. Poi diede questo ordine: fate entrare Kagu affinché danzi per noi e poi gli altri miei danzatori, perché non c'è piacere più desiderato dai Folliot di quello della danza, e per noi è una delizia osservarla, sia essa una maestosa pavana che incede come grandi nuvole che passano solennemente al tramonto, o una graziosa alemanda, o un fandango che procede gradualmente da una bellezza languida alla rapidità e alla passione dei baccanali danzati sugli alti prati sotto una luna estiva sospesa fra i pini, o l'intreccio giocoso di una gagliarda o una giga assai cara ai Folliot, per cui non indugiamo oltre e facciamo entrare la nostra Kagu perché danzi davanti a noi. Subito dopo Kagu entrò nella stalla in penombra, muovendosi con dolcezza e con un'andatura leggermente oscillante, la testa tesa in avanti, e c'era un po' di nervosismo nel suo portamento, mentre dardeggiava qua e là i suoi grandi e bellissimi occhi, dolci e timidi, che erano come oro liquido al calore rosso. Era simile a un airone, ma più robusta e con le gambe più corte. Il suo becco era più corto e grosso di quello dell'airone, e il suo piumaggio di un pallido grigio era così lungo e delicato che era arduo dire se si trattava di capelli o di piume. Gli strumenti a fiato e di liuti attaccarono un coranto e Kagu attraversò con passo leggero l'intera sala fra i lunghi tavoli, saltellando un po' e un po' chinandosi ad ogni passo, ma tenendo in maniera eccellente il ritmo della musica. Quando giunse vicino alla pedana dove sedeva il Folliot rosso, che era estasiato dalla sua danza, Kagu allungò il passo e scivolò morbidamente e lentamente verso di lui. Così, scivolando, si accostò con magnifico portamento, aprì la bocca e tirò indietro la testa finché il becco non gli si appoggiò sul petto, scostando le piume in modo che sembrarono un'ampia gonna con una crinolina. La cresta sulla sua testa si eresse per metà della sua altezza dal suolo, ed ella veleggiò maestosamente verso il Folliot rosso. Kagu fece così ad ogni giro del coranto, avanti e indietro lungo la sala dei Folliot. Quando la danza terminò, il Folliot rosso chiamò a sé Kagu e la fece sedere sullo scranno accanto a lui, accarezzandone le soffici piume grigie e lodandola con passione. Tutta vergognosa, lei restò seduta accanto al Folliot rosso, alzando con espressione meravigliata gli occhi di rubino sulle streghe e sul loro seguito.